Bella ragazzi, sono sempre io Dagan Mind e quest'oggi vi insegnerò come ricreare l'effetto fotosfera, l'ho chiamato io così, non so se è il reale nome, con Photoshop. Quindi, sigla! Questo è l'effetto di cui vi stavo parlando. Per realizzarlo avremo bisogno di Adobe Photoshop, Bridge e almeno 5-6 foto scattate in maniera... scattate stando sul posto e girando di almeno 180 gradi. Quindi spostiamoci subito sul computer. Allora, per prima cosa apriamo Bridge e andate a cercarvi le foto che andrete ad utilizzare in questo progetto. In sto caso l'ho preso da internet, come potete vedere. Non è una panoramica completa, quindi a un certo punto nell'effetto ci sarà un taglionetto che vi mostrerò dopo. Le selezionate tutte e sette, andate su Tools, Photoshop, Photo Merge. In questo modo le andrà ad importare in Photoshop, che vi chiederà che tipo di unione delle fotografie volete fare. Lasciate automatica in questo caso e premete OK. Ci metterà un po' di tempo ad elaborarle, più o meno un minuto. Ok, una volta che Photoshop avrà finito l'elaborazione, vi ritroverete una cosa del genere. Per prima cosa, prima di iniziare ad elaborare il tutto, ridurrò la dimensione del file, perché avendo importato fotografie scattate in RAW ad altissima qualità, lavorarci è relativamente impossibile. Quindi, cosa vado a fare? Avendo ancora i livelli selezionati, premo Command E, o comunque clic destro, unisci livelli, o unisci visibile, o unisci tutti, o quello che volete. L'importante è avere un livello unico. Dopodiché premiamo C per aprire la taglierina e eliminiamo tutto ciò che non è recuperabile, praticamente, quello che abbiamo sotto, quello che abbiamo a sinistra, fino a qui. È quello che abbiamo a destra, premiamo invio, premiamo V per eliminare lo strumento taglierina e dopodiché riduciamo la dimensione di tutto facendo dimensione immagine e su documenti, sulla dimensione del documento, sulla larghezza. Mettiamo 50 cm, che è circa un terzo della dimensione attuale. Aspetto che elabori. Benissimo, ora abbiamo il nostro file pronto per essere elaborato. Per ricreare questa parte di cielo, che non è stata elaborata da Photoshop perché magari non ho trovato abbastanza informazioni per ricrearla, usiamo il timbro clone, che possiamo trovare qui, e tenendo premuto Alt, selezioniamo una porzione di cielo e la ricreiamo sotto. Adesso l'opacità è troppo bassa, la dimensione più alta. Vi mostro solo come fare all'inizio, dopodiché questa parte la schippo. Quindi ogni volta vado a ripremere Alt e ricopro una porzione di cielo. Ed ecco qui che abbiamo ricreato la porzione di cielo che non c'era. Se volete potete dargli un po' di dettagli usando lo strumento brucia. Che ho ridato un po' di dettagli al nostro caro cielo. Ora cosa dobbiamo fare? Clicco su C, che è sempre lo strumento taglierina, il nostro amato strumento. E dovete formare praticamente un quadrato, come rialzando su e direi che potrebbe essere un quadrato. Fatto ciò, premiamo invio, premiamo Command T, che ci permette la trasformazione libera dell'immagine. E scaliamo la nostra immagine in modo da riempire questo quadrato. Command T di nuovo
giriamo l'immagine di 180 gradi. Per farla così precisa basta tenere premuto Shift. Andiamo su filtri, distorsione, polar coordinates, coordinate polari penso in italiano, e teniamo rectangular to polar. Cliccate ok ed ecco che il vostro effetto è quasi pronto. Gli ultimi aggiustamenti che potete fare sono che, come vi ho anticipato all'inizio, non ho fatto una panoramica completa a 360 gradi, quindi qui ho un taglio netto, specialmente qui si nota di brutto, e questo errore ora come ora richiederebbe troppo tempo per aggiustarlo. Nel frattempo aggiustiamo questa parte di cielo con la solita tecnica, prendiamo il timbro clone. Ed ecco qui il vostro risultato fotosfera. Benissimo, spero ci siate riusciti, anche questo è un effetto abbastanza semplice da realizzare. Se avete qualche dubbio, domanda, richiesta, fatela qua sotto come al solito. Ho dei tempi un po' lunghi per esaudire le vostre richieste, però sto cercando di farle tutte. Ci vediamo la prossima settimana con un nuovo progetto gratuito che ovviamente non ho ancora fatto, in realtà non c'ho neanche voglia di farlo, ma lo farò. Vi saluto a tutti, io sono Dagamind e questo era il tutorial sulla fotosfera. Spero vi sia piaciuto e noi ci vediamo la prossima settimana. Bella lì, bella... Bella ragazzi! This place with you right now is where I'm supposed to be, isn't that right?